o porque la lengua se ha ido desvirtuando. Yo creo que no sé qué los ingleses, pero los ingleses también he sentido que igual su inglés no, ya no es tan perfecto como lo fue. Claro. Bene, cambiamo pochi minuti. Allora, Luisa, comincia tu con la numero uno. Stasera ho un appuntamento con Anna e Maria. Li porto al cinema. Come hai detto, No, le porto al cinema. Le porto al perché cinema. Non ha A. Esatto. Non ha A. Porto Anna e Maria al cinema. Marcela. La verrò a trovare il prima possibile, signora Bianchi. Perfetto. La verrò a trovare il prima possibile. Super, Laura. Quando compri il regalo che mi hai promesso? Lo compro domani? Benissimo, lo compro domani. Luisa? Signor Carli, l'accompagno? Io in macchina alla stazione? Esatto. Sì. L'accompagno io in macchina alla stazione. Alla stazione. Super. E Marcella? La 5. Signora, la ringrazio della sua gentilezza e la saluto. Esatto. Benissimo, sempre con maiuscola, eh? L'accompagno, la ringrazio, la saluto, sempre con maiuscola. Sì. Bene. Laura? Sì. Sono le 8. Le 8, dobbiamo svegliare Paolo. Lo svegli tu? Benissimo, lo svegli tu. Luisa? Se non hai ancora visto il film, lo vedrai stasera. Super. Marcella? Devo accompagnare una Devo comprare una gonna nuova. La voglio rossa. Benissimo. Laura? Luigi deve andare in ufficio. Il direttore lo vuole vedere. Benissimo. E finalmente Luisa? Signora, la posso invitare a cena? Super. Bene. Allora, questa prima parte, questi erano pronomi diretti o indiretti? Tutti diretti. Diretti. Tutti diretti, perfetto. È facile quando sai che lo stai facendo soltanto di una categoria, però quando devi poi mescolare o usare entrambi diventa un po' complicato. Lo so. Bene. Allora, seconda parte. Secondo. Ok, Marcella, comincia tu. Le dico un segreto. Esatto. Le dico un segreto a lei. Super. Laura. Vi piace questo quadro? A voi. Esatto, vi piace questo quadro? Luisa? Ti giuro, è vero. A te. Ti giuro, è vero. Super. Marcella? Domani mi incontro con i miei nonni e gli regalo un buon vino a loro. Perfetto. Super, domani mi incontro con i miei nonni e gli regalo un buon vino.
Qual era l'altra opzione che avevamo con l'oro? Regalo l'oro. Esatto, no, regalo l'oro, un buon vino. Bene. E Laura? 5. Ragazzi, vi piace andare in bicicletta? A voi? Ragazzi, vi piace andare in bicicletta? Sì. E Luisa? Le mando una cartolina alla nonna, a lei. Vale. Le mando una cartolina, benissimo. Marcela? 7. Gli regalo un libro. Benissimo. Gli regalo un libro, bene. Laura? 8. Le spiego io. Esatto. Le spiego io. Luisa? Gli telefoniamo dopo. Gli telefoniamo dopo, benissimo. A loro. E Marcela? Ci piace questo appartamento? Sì, non è una domanda, eh. Ci piace questo appartamento. Benissimo. Laura? 11. Ti rispondiamo domani. Super. Luisa? Mi sembra giusto quello che dici tu. Benissimo. Marcela? La madre le canta una canzone. Super. Laura? Mi bastano 2 mele. Perfetto. E finalmente Luisa? Ai signori Rossi, gli mancano i soldi. Gli mancano i soldi. Benissimo. Allora, ovviamente in questo caso erano tutti pronomi? Indiretti. Indiretti. Super. Da ricordare, ovviamente, ricordate che il io, il tu, il noi e il voi, abbiamo detto che sono sempre uguali. Quali sono gli unici pronomi che cambiano? Sempre la terza persona. Allora, nei diretti la terza persona singolare è lo, la, invece in quelli indiretti è gli, le. E nella terza persona plurale i diretti è li, le, e quelli indiretti è gli. Tutti gli altri è sempre mi, ti, ci, vi. Allora non dobbiamo pensarlo troppo con quelli almeno. Per esempio, se io vorrei dire, non lo so, se io volessi dire, non lo so, sto parlando con te, tu sei con un amico e io voglio dire in spagnolo, dile hola de mi parte. In quel caso sarebbe indiretto, no? Digli. Esatto. Digli, non so, ciao da parte mia. Digli. Ah, tipico. Ciao da parte mia. Esatto. Ok. Perché, questo l'abbiamo visto l'anno scorso, l'imperativo con i pronomi indiretti. Anche con quelli diretti. Sì, anche con quelli diretti. Allora è di a lui, di più gli, digli. Ok, sì. Vi ricordate la regola? Che cosa succedeva? Per esempio, quando io dico, per esempio, di a lei.
Sì, perché di più le, ma che cosa succedeva? Doppia L. Doppia L, dille. Sì, quando avevamo il verbo più il le più il ci con una consonante si raddoppia, dille. Vai lì, come sarebbe? Ah, quando dico vai lì, in quel posto che abbiamo già detto. Vacci. Ah, perché doppia. Esatto, l'imperativo è va e il pronome è ci del luogo. Vacci. Super. Bene, allora abbiamo pochi minuti. Adesso sì, pochi. Però vediamo un po'. Dov'è? Aspettate un po'. Mi sono reso conto che non ho gli audio. Non ho l'audio di questo libro. Però beh, dopo li troverò. Allora, oggi no, perché oggi ormai mancano solo 3 minuti, però la prossima settimana, così vi preparate con il libro, cominceremo ad usare questo libro, il nuovo progetto italiano, parte 2. Se lo stampate, non stampate tutto, stampate, possiamo cominciare con questo, che comincia con un po' di ripasso. Sì? Stampare e imprimir? Imprimir, sì. Stampare e imprimir, la impressora è la stampante. Allora, cominciamo con questo piccolo ripasso che viene sempre bene, un ripasso diverso. E la prima unità sì che la possiamo vedere, stampare. Che sono i pronomi combinati. Ah, quello che abbiamo cominciato a studiare. L'unica cosa che sto vedendo qua è che qua si vede bene, però in alcune parti, soprattutto in questi riquadri, le parole diventano un po' strette, non si vede la separazione. Però beh, possiamo... Ah, sì, no, un dettaglio. È un dettaglio, no? E non è sempre, è a volte, allora non c'è problema. È nei riquadri, è proprio nei riquadri. Ok? Allora, la prima unità sì, e anche quella unità per cominciare. Di ripasso. No? Di ripasso. Così la prossima settimana cominciamo. Intanto io cerco, spero di trovare gli audio. C'è compito per la settimana prossima? No.